addirittura maturo. E quindi ecco questa attività del vecchietta, giovane alla volta di Castiglione Lona, che frequenta questo ambiente anche molto vivo, come noi abbiamo diciamo, conosciuto da poco, comunque dalla bibliografia nota, è riconosciuto per la committenza del cardinale Granda Castiglioni. Come è stato più volte anche proposto da numerosi storici dell'arte, è probabile che il Vecchietta arrivi a Castiglione Lona ormai come un pittore affermato, non come un semplice allievo di Masolino da Panicale e quindi alle sue dipendenze, ma dimostri come la cappella qua alle mie spalle, insomma, qua dietro, la cappella detta di San Martino, palesemente appunto esprime delle capacità di un pittore autonomo, naturalmente suggestionato da un maestro con maggiore esperienza, che però vive la svolta rinascimentale in senso più importante rispetto a Masolino. E questa attività di Castiglione Lona viene riportata poi in Terra di Siena, nelle opere che lui realizza dopo il ritorno dalla Lombardia. Per citare alcune opere in città, a Siena, e vi invito appunto a venirle a vedere, le opere all'interno del grande complesso museale, oggi ex ospedale Santa Maria della Scala, che si trova proprio nel centro della città, a Siena, è una grande istituzione ospedaliera, di assistenza e di cura di ammalati e luogo di sosta per pellegrini, su cui poi ritorneremo parlando della Val d'Orcia perché è collegato direttamente alle opere del Vecchietta in Val d'Orcia, e il Vecchietta lavora al Santa Maria della Scala, questo grandioso ospedale. Lui è direttamente collegato anche all'attività ospedaliera, lo dimostrano i documenti che numerosi studiosi hanno frequentato e hanno tirato fuori, e lì realizza affreschi, pitture su tavola, una grande orlicquiera, un grande dipinto con le figure dei santi senesi perché doveva conservare delle reliquie, e nasce la sua bottega e diventa uno dei pittori più affermati della Siena degli anni 40 del 1400, anni in cui è datata l'opera di Castiglione d'Orcia. Dico è datata perché purtroppo questa che presento deve essere un frammento di un'opera più importante, vista ai lati, infatti presenta i buchi per i cavicchi che avrebbero dovuto unire degli sportelli o comunque degli elementi ai lati che purtroppo sono andati perduti e quindi non abbiamo. E appunto ci racconta dell'attività degli anni 40 del 1400. Importante ricordare che l'attività del Vecchietta che conosciamo oggi è stata ricostruita attraverso gli studi, attraverso documenti d'archivio e anche attraverso incrocio di attribuzioni. Basta pensare e ricordare che Giorgio Vasari, che un po' insieme al Gaetano Milanesi, che poi ci ha tramandato a noi castiglionesi, Castiglionesi d'Orcia, questa tradizione orale del Vecchietta nato a Castiglione d'Orcia, ha reso frammentaria la vicenda del Vecchietta. Pensate che Vasari ne parla esclusivamente per la sua attività di scultore, e quindi tutto quello che conosciamo poi nel corso degli anni, attraverso attribuzioni e studi che si è venuto a comporre e a ricreare, quindi appunto gli studi ancora in corso, come la cappella restituita qui dietro a noi nel Palazzo Granda Castiglione, appunto. Arriviamo alla nostra Madonna di Castiglione d'Orcia. Una pittura su tavola, pittura a fondo oro, secondo la tradizione più antica senese di cui ho parlato prima, è rappresentata al centro la Madonna con il bambino in piedi, secondo una tradizione tipicamente rinascimentale, come tante Madonne fiorentine mostrano. Purtroppo noterete delle lacune, la parte del manto blu è stata integrata a rigatino nel corso dell'ultimo restauro che risale al 2011.
Addirittura quando la sala d'arte fu aperta nel 2006, il nostro museo è abbastanza recente, le lacune non erano state ancora coperte, quindi emergeva questo fondo ligneo a vista. Per fortuna, con diciamo, dei finanziamenti recenti, è stato possibile restaurare l'opera. E la Madonna è seduta su un trono dal sapore brunelleschiano che ricorda le tipiche architetture del 400, e non solo, perché dopo vi farò vedere un'immagine che è abbastanza parlante. Dietro angeli incoronano la Vergine, due in alto, e quelli in basso si affacciano dalla balaustra. Questo gusto così minuzioso nella resa dei particolari fisionomici e anche questi incarnati, le fisionomie, la delicatezza dei volti, ricorda proprio le opere degli anni 40 del 1400 realizzate a Siena. Ho parlato prima dell'ospedale Santa Maria della Scala, qui mostro l'opera del Vecchietto a quel manifesto. Oggi è un museo, quindi è un manifesto del museo, presente all'interno del grande salone del pellegrinaio. L'ospedale Santa Maria della Scala, vi ho detto, era il luogo dell'assistenza e della cura dei pellegrini e dei malati lungo la via Francigena, perché Siena era una tappa importante lungo questo tracciato medievale. E nacque l'ospedale, secondo una tradizione, anche in questo caso orale, che si è tramandata, in seguito a una visione che ebbe il cosiddetto Beato Sorore, che poi si è dimostrato forse non essere mai esistito, il Beato Sorore che in sogno vide una scala che saliva fino al cielo, in cui si arrampicavano dei bimbi e la Madonna a braccia aperte che li accoglieva. Questa era un po' la storia che ha collegato l'istituzione appunto ospedaliera del Santa Maria della Scala con il rapporto con l'accoglienza di pellegrini e anche di orfani, essendo un ospedale come degli Innocenti a Firenze, appunto la versione senese degli ospedali per gettatelli, cosiddetti in Toscana. E il Vecchietto è incaricato di rappresentare il manifesto dell'ospedale nel grande salone del pellegrinaio, dove venivano accolti bisognosi di ogni estrazione sociale. Quindi questo dimostra che era un grande pittore, e qui si notano le affinità proprio con la nostra Madonna incoronata dagli angeli di Castiglione d'Orcia, come anche appunto dei riferimenti all'idea prospettica che qui si ripete nel trono e nel dipinto del Santa Maria della Scala. Appunto si vedono in sequenza queste arcate che vogliono ricordare la chiesa del Duomo di Siena. La nostra Madonna però proviene da una piccola chiesa ai bordi del centro storico del nostro paese, la chiesa di Santa Maria Maddalena, che noi volgarmente chiamiamo Sante Marie, e purtroppo non abbiamo documenti, non sono stati scoperti per ora riferimenti per una datazione precisa. Interessante sapere che la piccola chiesa da cui proviene la nostra Madonna ospitava anche una Madonna di Simone Martini, quindi comunque in un borgo periferico della provincia senese, due grandi artisti, il Vecchietta nel 400 e Simone Martini nel 300, a dimostrazione di come Castiglione d'Orcia, il periodo medievale e primo moderno, doveva avere un peso notevole rispetto anche alle commissioni artistiche. E appunto il gusto nella delizia dei particolari, nella delicatezza dei volti, riporta anche a quest'altra opera di cui prima ho già citato il nome, che è la cosiddetta Arlichiera, il grande armadio per le reliquie commissionata dallo stesso ospedale Santa Maria della Scala nel corso degli anni 40 del 1400, sempre al Vecchietta. Qui si vede proprio l'affinità che c'è nei volti, nelle pose, ancora ritorna il fondo oro. E poi, per concludere la carrellata di immagini, è giusto anche fare un richiamo per questa Madonna all'esperienza castiglionese da Castiglionolona, perché tra le nostre opere in Val d'Orcia, essendo quella più antica, è certamente quella che porta con sé questa
non è giusto forse chiamarla neppure formazione, questa esperienza lombarda in cui il Vecchietta dagli studi sembra veramente essersi formato e essersi espresso come un pittore autonomo, come dimostra la cappella qui alle nostre spalle, e la stessa figura velata in rosso con il manto blu ha un atteggiamento che richiama appunto la nostra Madonna incoronata di Castiglione d'Orcia. Il trono, su cui appunto ho già dato un accenno con questa forte prospettiva marcata di stampo brunelleschiano, non può non ricordare il vostro naturalmente, in quanto appunto si trova in questo paese, il banchetto di Erode nel Battistero di Masolino da Panicale. Non che sia una citazione, ma appunto un richiamo, una suggestione che non può non essere notata.